con il capitano della Spotornese Dorigo, una vittoria a dir poco preziosa per tenere vivo questo campionato. Non è stato di nuovo facile superare un Anolese che ha giocato un derby con molta aggressività, molta cattiveria, ma siete stati bravi nonostante l'inferiorità numerica a trovare l'episodio, il gol di Carminati e poi a gestire questo preziosissimo vantaggio in vista della gara decisiva di Loan. Gestire tra virgolette, perché poi la partita è rimasta aperta fino alla fine. Noi, essendo un uomo in meno per 15-20 minuti, mi sembra, ci siamo abbassati un pochettino, abbiamo cercato di far gol in ripartenza e come l'andata non l'abbiamo chiusa e fino all'ultimo è rimasta aperta tra di loro, perché comunque il derby è sempre il derby e a tutti piace vincere. Domenica prossima questa partita attesissima, il calendario vi regala la possibilità davvero di affrontare la Luanesi, con che spirito andrete là con questi tifosi? Davvero un'ulteriore spinta in più per cercare di regalare un finale di stagione ancora più entusiasmante. Allora, questi tifosi sono veramente straordinari e... Sì! Sì! Sì, cazzo, sì! Sono veramente straordinari perché sono sempre di più, come vedete, e ci seguono ovunque. E devo dire la verità, il nostro campionato è chiuso oggi, nel senso che noi siamo partiti per fare il meglio che potevamo, ma non ci aspettavamo di trovarci qua una giornata dalla fine a giocarci comunque potrebbe essere un doppio spareggio, no? Quindi quello che viene in più adesso è un regalo per noi e per tutti i tifosi.